Ciao ragazzi, vedete ben ritrovati sul mio canale, io sono Magnus. Oggi di consueto forse una piccola novità, anzi veramente ci sono due novità. La prima novità è che sto provando il nuovo microfono che ho appena provato, ma non è questa la novità che vedete. Penso che avete già capito di cosa sto parlando. Finalmente è uscito Commodore 64 Mini. In pratica è un po' come ritornare ai vecchi tempi. Anche se devo essere sincero, non è proprio la mia epoca. Io avevo una versione un po' diversa. Cioè, in pratica, questa è quella scura. Io avevo la versione quella nuova, quella bianca, un po' più nuova, non tanto nuova. In pratica è una console mini del Commodore 64. Si può dire anche portatile, con ben 64 giochi, ma credo di aver capito poi bene che se ne possono caricare anche degli altri giochi retro. Infatti, piccola cosa fondamentale che voglio chiedere, ho intenzione di tirare in ballo anche mia moglie per questo gioco. Se vi fa piacere, magari vi posso portare qualche gameplay per ciò che riguarda anche questa console, magari giochiamo un 2, magari qualche gioco rompicapo, ci vediamo sotto nei commenti e magari se vi fa piacere vi porto un bellissimo video insieme in duo con mia moglie, perché in pratica si può giocare in 2 anche collegando alla console un pad, sempre USB, visto che questo dovrebbe essere USB. Andiamo ad aprirlo insieme. Proviamo naturalmente ad aprire da questa parte. Ho voluto utilizzare questo microfono perché in pratica, quando vado ad utilizzare il Blue Yeti e vado a fare l'unboxing, tutti questi rumori che vengono fatti sopra al tavolo si rimbombano e si sentono. In teoria con questo microfono non si dovrebbero sentire, tra l'altro poi non costa neanche pochissimo, costava praticamente una mazza e quindi ho detto vabbè, proviamo questo microfono e vediamo come funziona, magari poi dopo forse nella registrazione si sentiranno comunque lo stesso i rumori. Bellissima anche la copertina, mi piace un sacco, è anche un pochettino in rilievo, va bene, andiamo ad aprire che dovrebbe essere questa parte qua, no? Sì, questa parte qua. Ok, apriamo. Stanno attendo a non toccare lo schermo che mi ammazzo. Allora, già salta agli occhi subito la console. Poi un video qua che ve la faccio vedere anche in particolare, un po' più da vicino. Qua ci sono praticamente le due porte, una HDMI e l'altra penso che sia per l'alimentazione. Mentre invece qui dietro abbiamo le due porte USB e un tasto che presumo sia il tasto per l'accensione. I tasti questi non funzionano, sono fittizi, non sono reali, però è molto simile alla versione, come già vi ho detto, che non avevo io. Ci manca naturalmente il mangianastri, ma quello è normale che non ci sarebbe stato. Passiamo appresso, questo invece lo poggiamo qua. Ok, non voglio rompere niente, quest'altra scatola la metto qua. Allora, questo è il pad. Tra l'altro, poi il pad è proprio quello che avevo io. In pratica, all'epoca mia era molto difficile riuscire a, cioè riuscire, non rompere i pad. A me duravano praticamente pochissimo. Quello che si rompevano tantissimo era proprio il pad. Perché c'erano molti giochi dove si doveva tipo fare così, tatatata, soprattutto quello là, le Olimpiadi. Non vi nego che parecchie volte facendo tatatata, se ne veniva praticamente in mano. Ci sono vari tasti. È bellissimo comunque. Questo devo ancora provarlo, perché in teoria dovrebbe funzionare. Penso anche il pad, quella là, la Xbox collegata a questo. Poi chi può dirlo, Vi farò sapere, non vi preoccupate. Cavetteria. E abbiamo cavo HDMI e questo penso che sia il cavo di alimentazione. C'è anche un libretto delle istruzioni, ma personalmente penso che sia praticamente inutile. Vi leggo anche un paio di dati tecnici che ci sono, ossia che l'uscita HDMI in alta definizione è a 720p, quindi non è a 1080p, non esageriamo. Funziona, salva e ricomincia, due porte USB, puoi collegare, anche una tastiera, usare il dispositivo come un computer funzionante con il sistema A. Tra parentesi, c'è anche il Basic per
per chi è più o meno è dell'epoca mia sa benissimo di cosa sto parlando, e può, e può anche collegare un secondo joystick per i giochi con due giocatori. Chissà se funziona, supporta aggiornamenti software attraverso chiave USB. Ok, quindi può anche essere aggiornato. Questa è una panoramica dei giochi. Io mi ricordo, tra quelli che ho visto, è California Games, ci giocavo tantissimo, ma ce ne sono anche degli altri, perché in pratica qui c'è scritto che ce ne sono inclusi 64. Forse magari per alcuni di voi questo non sarà praticamente niente, ma vi posso assicurare che per quelli come me della mia età è stato l'inizio del videogame, quindi è un po' come ritornare ai vecchi tempi. Però, come già vi ho detto, questa era una versione che io non possedevo perché non ero così vecchio, non sono così vecchio. Io avevo la versione quella là bianca, che era, diciamo, un pochettino più recente, anche un po' più figa, perché questa qua era un po' troppo retro. Ok ragazzi, spero che questa unboxing vi sia piaciuta, spero naturalmente che il microfono abbia funzionato bene, se no devo riregistrare l'unboxing. Vi ricordo di scrivere sotto nei commenti se vi fa piacere che magari tiro in ballo e costringo mia moglie a giocare in due. O magari, sapete che cosa facciamo? Se non si può giocare in due, faccio giocare soltanto lei. E speriamo che non succeda come è successo già con Resident Evil, che gli venne da vomitare, è successo un macello, già sapete che cosa è successo. Detto questo, vi ricordo come al solito sempre di iscrivervi al canale. Seguitemi sempre su Instagram, su Facebook, soprattutto su Instagram, perché spesso carico foto in preavviso di ciò che potrei fare. Naturalmente, come al solito, vi invito a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. E ci vediamo al prossimo video. Bye!